E ora scusami se ti ho distrutto la scaletta, perché pure ero tutto precisino. No, non hai fatto, guarda, allora, non hai veramente fatto niente. Ti ho distrutto la scaletta, non hai fatto ragazze. Niente. Adesso andrei ad intervistare colei che era in scaletta. Perfetto, chi era in scaletta? Allora, e magari la possiamo anche far... Rimani lì, va benissimo lì. Allora, e vado a presentarla per chi ovviamente non la conoscesse. Prego. Bella come una rosa, sorridente come un girasole, a molti andrebbe di spogliarla come una margherita. Eccola. Mama, non mama, mama o non mama, ma attenti ad amarla, ad amare il suo fiore, è un fiore avvelenato. Eccolo. La blogger più bella della Riviera, la squirtatrice più ricercata del centro Italia, è con noi Donatella Rosetti. Benvenuta Donatella. Famosissima squirtatrice Donatella. Donatella è stata con noi nell'ultima puntata. Allora, sì, me la ricordo, è stata un'intervista davvero esilarante. Ci siamo divertiti tantissimo quella volta ad intervistare Donatella. Abbiamo parlato qualcosa come mezz'ora, 35 minuti. Donatella ha detto 15 parole. Donatella, ce la siamo risentita tutta io e Emiliano stasera. Oggi pomeriggio, mentre facevamo redazione, preparavamo il programma, abbiamo risentito tutta. Emiliano, mezz'ora di intervista, Donatella ha detto 15 parole. 15! Abbiamo parlato solo noi, praticamente. Stasera le cose cambiano, Donatella. Stasera ci dirai tutto. Tutto. E infatti, la prima domanda. Dici il nome. Nome e cognome. Nome e cognome, carissimo. Donatella Rosetti. Perfetto. In arte? Fiore avvelenato. La tua età, Donatella? 29 anni. Il tuo segno zodiacale? Acquario. Da dove vieni, Donatella? San Benedetto in Toscana. Bene, sei etero, sei lesbo o sei indecisa? Etero. Sei single, sei accoppiata o sei indecisa? Single. Sei single. Che cosa fai nella vita? Giornalista. Fai la giornalista. L'altra volta ci ha detto pubblicista. E non abbiamo capito proprio bene. Cosa allora, pubblica? Praticamente pubblicista, perché posso fare anche altri lavori, ho un contratto pubblicista. Cioè, purtroppo. Un pubblicista, quindi è meglio dire giornalista. E mi sembra giusto. Per quale testata lavori? La Nuova Riviera. Beh, salutiamo gli amici della Nuova Riviera. E vorrei chiedere al nostro cameraman, al nostro grandissimo cameraman, di fare un attimo una panoramica veloce di tutti gli amici che si stanno aggregando a noi piano piano in questa serata. E volevo ricordare a tutti coloro che fossero all'ascolto che siamo live dal Caffè 24 sul corso di San Benedetto e in diretta sulle frequenze di Radio R9. Allora, la frequenza di Radio R9 per San Benedetto è cambiata, è 106.1. Dico bene, Graziano? 106.1 è la nuova frequenza di Radio R9 a San Benedetto del Tronto. The New Radio. Amore. Evitabile o inevitabile? Evitabile. Questo ne ero sicuro che me l'avresti detto, ma adesso me lo spieghi tutto. Me lo spieghi. Perché tutto. L'amore è evitabile. Guarda che sto incarognito con te. Allora, questa è una cosa che facevi anche alla bottega di Bobo il giorno che ti abbiamo intervistato. Vabbè, ma lei devi tenere il microfono sulla bocca. C'ha il Parkinson per i microfoni, che deve fare? Così attaccato, lo vedi come sto io? Guarda, le mie labbra toccano qui la membrana. Donatella, il microfono in bocca. Sono abituato a microfoni femminili. Buon gustaglia. Prego, allora. Niente, non ce la fa, vai indietro. Tira indietro il microfono, vai indietro anche lei. Vabbè. Più attaccati. Si sente bene, dai. Vai. Si sente bene. Ma si sente, lo dico io. Andiamo avanti. Pignolo proprio. Dici. Dicevo che dipende, perché ci sono tanti tipi di
amore, diciamo, e infatuazioni. All'inizio ti infatui, ma in realtà se c'è già l'elemento sessuale è ossitocino. La faccia di Grazia. Questa è materia per Massimo Berghindi. Allora, se c'è amore è ossitocina? Sì. Come mai? Perché l'ossitocina è quella sostanza che ti fa, cioè che rilasci dopo che hai fatto sesso, e in pratica ti fa pensare endorfine ti fa pensare di avere un bambino con quell'uomo con cui hai fatto sesso, anche se in realtà magari non è, cioè lo conosci da una serata. Allora l'ossitocina ti fa pensare di fare un bambino con l'uomo con cui sei stato, di andare in gita, fare vacanze, trovi usi. Per l'uomo c'è anche, cioè, per l'uomo, nel senso, dimmi chi è lo spacciatore di ossitocina, perché mi serve, perché c'ho un paio di amiche. Il corpo umano. La tua si chiama vasopressina. Come si chiama? La vostra soppressina. No, vasopressina. Vasopressina. Emiliano, tu non no, le sapevi, diciamo, queste cose. Ascolta la nostra amica Fiore Avvelenato. Ragazzi, sto allora semplicemente dicendo che è chimica. Oh, bravo. Io ne so qualcosa, solo per l'amore chimico. Quindi l'amore è chimico, quindi. Sì. Beh, se lo vuoi chiamare amore, non lo so, è un'invasione momentanea che dura, beh, dipende, può durare una mezz'oretta per la donna, per l'uomo può anche non rilasciarla. Sono innamorata, mezz'ora, ciao, bello. Dipende. Ma io si è presa qualcosa che se lavora di 5 minuti. Non lo so, che vi sfado un metro. Allora, come ti ho detto l'altra volta, tu parli da uomo ferito. Di la verità. Infatti, uomo ferito. Allora, devo capire una cosa. Guarda, sei sempre stata felice di aver lasciato Jerry, non ti preoccupare per questo. Che è stata felice di aver lasciato Jerry. Ma chi è Jerry? Ciao Jerry! Ciao Jerry, salutiamo Jerry. Ah, Jerry. Lo conosciamo? Ora che botta. È un amico? Amico Jerry. Allora, qui a livello di sostanze, andiamo avanti con l'intervista? Sì, ma io inviterei anche il suo spacciatore in trasmissione, sinceramente. Allora, amore, sesso, you porn, you love. In amore, tutto o ci sono dei limiti? Nel sesso. You porn. La tua posizione preferita è? Ma già la sapete. E dimmi, non lo so. Le palle. Le palle. Come che palle? Pure le palle. Mettiamo dentro pure le palle. Ma che? Emiliano, ma l'hai invitata tu? Ok, allora la tua posizione preferita è la pecora, mi ricordo molto bene, molto bene. Mi ricordo la pecorina e mi ricordo che non amava la sculacciata, non era proprio un amante della sculacciata. Dipende se gioco di ruolo o no. Il gioco di ruoli, però ti piaceva sculacciare. A me? A te? Ma tu sì, ti piaceva un po' dominare. Sai, ma è vestita in maniera un po' fetish, un po' di col stivalone, la frusta, l'hai mai fatta sta cosa? No. E ti piacerebbe, però ti vedo con un po' interessata. No. C'hai. No. E la bavetta che ti esce da qua, non vuol dire niente? No. Allora, guarda, andiamo avanti. Dunque, io ti volevo chiedere, l'amore in tre parole, due ce l'hai dette, ossitocina e soppressina. La terza quale sarà? Vediamo qual è la terza. Qual è la terza parola? Simona, dico bene? Le due ce l'ha dette. La terza. Indefinibile. Ma che è indefinibile? È indefinibile. Prima ci parli di formule chimiche e adesso l'amore è indefinibile. Ma perché si può definire con una sola parola? Tre te ne ho chieste. Tre. Indefinibile. Ok, io direi ossitocina. Ossitocina. Allora, però, allora, facciamoci parlare, siccome io sono molto curioso di sapere, di sapere di cosa parli nel tuo blog. Cioè, sì, infatti parlaci del tuo blog. Da quello che dicono è molto interessante. Molto bello, mi hanno detto molto bello. Diciamo che è il sesso visto da parte delle donne più che altro. Il sesso visto al femminile, quindi. Sì, ma non sempre il raccontino da donna moderna, che ne so, le riviste tipo Gioia. Non è tipo, che ne so,
cosa, motivi per piacere a una persona oppure queste cose, diciamo. Non è una roba di test, tipo i sette modi per sapere se lui è l'uomo della tua vita. Oddio, no. Non è quello. I 20 modi per scoprire se lui è un bambinone. E questa roba qua? No. Ti tradisce? Scoprilo, no, con quattro mosse. No, no, non queste cose da oltre uomo che voi leggete. Ok. Oltre uomo, Emiliano, segna. Oltre uomo. Da domani leggiamo oltre uomo. Oltre uomo. E ci aiuterà nella nostra crescita personale. Allora, il quindi no. È lo spacciatore. Beh, sì, immagino. Quindi no, queste cose. No, argomenti tipo non tanto battuti, tipo la masturbazione femminile, tipo questo. Ok, ok. E tu la tratti da soggettivamente oppure prendi spunto da qualcos'altro? Dici tu, ma non ti voglio mettere in bocca, parlaci tu del tuo però gioco. Se qualcuno vuole mettergli in bocca qualcosa, dovete vedevo il ragazzo con la giacca e la camicia bianca, Andrea, in bocca qualcosa. Andrea, cosa mettiamo in bocca, Andrea, a questa ragazza? Andrea, avvicinati, avvicinati. Vieni. Abbiamo lì un microfono interessato. Eccolo qua. Ciao Andrea. Ciao Andrea, tu usi ossitocina? No. Non usi ossitocina? No, no, tutto al naturale. Donatella, lui produce ossitocina? In abbondanza. Vaso pressivo. Oh, stasera, scusa. Vaso pressato. Pensa il vaso dilatatore, porca miseria. Allora, intanto mandateci i vostri WhatsApp al 366 70 52 110. L'ultimo dice: ma questa da dove l'avete ricacciata? Ok, un applauso amico. No, non è vero, è soddisfazione. Andiamo. quindi stavamo dicendo, per te l'amore è chimica o è qualcosa di misterioso? Quindi che sì. Viene dall'alto, un dono, sì. Una conquista, una sfiga. Questo ci a sta. Volte è una sfiga, una sfiga ci sta. È una spiegazione, ci sta. Però dicevamo, che cosa faresti tu una sera con la nostra blogger, la nostra modernissima blogger? Andrea, sei fidanzato tu? Io no. No, benissimo, allora una bottarella te la faccio. Una domanda. Calma, già subito la bottarella. Cioè, facciamo quello che tu vorresti, cioè un approccio, proviamo un approccio. Andrea approccia Donatella, come la... L'ossitocina. Un vodka lemon, grazie Genziano. È molto tipico il vodka lemon, ma è buono. Come l'approcceresti, Andrea? Ti vedo spigliato. Inizio, diciamo, in maniera classica. In maniera classica? Ma non troppo. Ciao, come ti chiami? No, banale. Ok, dimmela tu. Ciao, che fai qui? Oh, occhio che Guerrino ti guarda. Guerrino dopo ci dirà lui. Dopo Guerrino si siederà sulla tua sedia. Sì, il cavolo. Quindi... ci si presenta e poi niente. Sì. Vabbè, no. Cioè, no, vabbè. Chi c'ha qua la sera che si lava? Si dice che... se... che insomma uno l'ha notata. Ah, quindi vai lì e dici ciao, allora, bella, io ciao, ti ho notato. Beh, non notato. Proprio così, però vabbè, più o meno mezza spesa. Molto bene. E tu Donatella cosa rispondi a ciao ti ho notata? Che gli dici? Ciao ti ho notato. Non ti ho notato. Non ti ho notato. Però vabbè, classica risposta per dare un po' di... Okay, di per frio, darsi... diciamo, cioè. E tu che cosa rispondi? Uno dovrebbe andare via, invece no. Invece no, tu. Invece tu stai lì, insisti, è perché tu devi sapere una cosa. Ora io ti do un'informazione che potrebbe servirti. A Donatella piace il cavaliere nero. Ah, il cavaliere nero è l'incrocio tra il principe e il pirata, no, il pippabù, nel senso proprio... Laura, che fai? Sì, come testa, Laura, per piacere. Come fai a sapere? Pippabù, Laura, ma già... Allora, sì. Il cavaliere nero, che è un incrocio fra il principe e il pirata, sì. Giusto Laura? Intanto Alessandro, diamo il benvenuto alle nostre amiche in minigonna. Donatella, scusami, sì, giusto? Sì. Prego, avvicinatevi al bar, amiche in minigonna, esigete il vostro cocktail di benvenuto. Amica esigente. Tante minigonne al caffè. Tante minigonne stasera. Tanta gente. Sia così. Bene. Allora. Quindi, buonasera. Ciao Sabrina, benvenuta. Ciao Sabrina, buonasera. Io volevo sapere. Prego. Intanto ringraziamo il nostro amico Andrea. Sei stato simpaticissimo. Grazie Andrea.
poi lo tireremo in ballo tra un po', Andrea, quando andremo a intervistare il festeggiato della serata, il festeggiato Guerrino. E ora continua a spiegarmi che cosa è contenuto all'interno del tuo vlog. Soggettiva e oggettiva, dipende dall'argomento. Tutto a rosa, quindi tutte sfumature di rosa, tutto dal punto di vista femminile. No, tutte le sfumature, purtroppo il libro famoso non c'entra niente, però tutte le sfumature di grigio. Purtroppo... Tutte le sfumature che ci stanno, insomma. Sì, tutte perché ci stanno dalle zone grigie e le zone oscure. Allora, tu mi hai detto prima che non è... il solito, cioè non vengono trattati gli argomenti come i famosi giornali, magazine, eccetera. Che cosa intendi dire con questo? Sì, per esempio nell'ultimo post parlo delle pin-up, dei selfie. Dei selfie? Sì, dei selfie legati alle pin-up. Molte persone l'avrete fatto pure voi, no? Sì. Il famoso selfie nel bagno. Selfie nel bagno. Oppure, che ne so, mettete in posa con una miss e siete delle pin-up pure voi, cioè voi uomini. Ecco. Io sono una pin-up. Io? cioè no, però lo sperimenterò da domani. No, così da domani mi metto una miss e mi faccio un selfie nel bagno. Nel bagno? Domani. No, nella toilette. Nella toilette. Per autoeccitarvi. Per autoeccitarsi. Per tu pensi dal punto io ce lo vedo Massimo Brighindi che si fa un selfie con una mise in bagno per autoeccitarsi. Ce lo vedo. Signore Massimo Brighindi, mentre nuota si fa il selfie e arriva comunque 5 minuti prima degli altri. Sì, sì. Si fa il selfie, si ferma, ciao Iron Man. Poi ragazzi, gli eroi non sono eroi a casa. Allucinante. Prego. Allora, quindi tu pensi che le pin-up facciano i selfie in bagno per autoeccitarsi? No, le pin-up, tutte le persone che tutte le persone che si fanno magari che si vestono in una certa maniera, ovviamente. Ovviamente. In qualche modo non è che vogliono proprio essere visti dall'altro. Cioè, diciamo, un sentimento nascosto di apparire, di piacersi. Capisco. E quindi l'invito è a farseli. Ho capito. Ma senti una cosa, domanda semplice. Scusa. Da quant'è che non scopi? Dai, Emiliano! Ma che dici? Senti che te lo dico? Dai, ce lo devi dire! Ce lo devi dire! Ce lo devi dire! Quanto tempo è? Probabilmente non te lo ricordi. O te lo ricordi, è stato da poco? Vabbè, mai come te, Emiliano. Ma amore mio, io guarda, io era il 10. Io era il 22 aprile del 2010. No, guarda, ancora Emiliano, prima, ancora mi inchino davanti al maestro, veramente. Io ti ringrazio, inchinati, ma anche inginocchiati e poi potresti inginocchiarti anche in bagno. Andiamo avanti con la sua intervista, per favore. L'amore gli abbiamo detto. Allora, alla fine hai trovato il tuo cavaliere nero? Ma come stiamo lavorando? Ma come? Ci stiamo spiegaci, ma i tuoi ascoltatori vogliono sapere. Quindi stai contando con qualcuno, una cosa fresca. Chi è? No. Ha detto ni, forse sì, forse no. Ma aspetta. Cioè, tu sei fidanzata con lui, ma lui non lo sa. No, io non so fidanzata. Lei non si fidanza, lei non vuole nemmeno il trombamico. Lei vuole il tromba e basta. Il tromba e basta. Ma fermami quando dico queste cose. Non devo dire queste cose, io parlo d'amore, non di sesso. Ossitocina, vaso. Vaso pessina, dai, che ce la può fare vaso la serata. Pessina. Dai. Poi ti dirò qualcosa. Allora, chi è? Lui lo sa, tra l'altro, lo sa. Hai già avuto un rapporto intimo portate un con lui? Caffè a Donatella, per favore. Sveglia, Donatella, svegliati! Hai già avuto un rapporto con lui? Già te lo sei trombato! Emiliano! Cioè, già subito! Sì o no? Di una soddisfazione? Voglio sapere! Ma non devi darla a noi, devi darla a loro che ti ascoltano! No! C'è no. Sandro! Oh, ragazzi, c'è Sandro Radio R9, facciamogli un applauso! Benvenuto Sandro! Allora, praticamente, non gliela data! Non gliel'hai data? Non gliela data. Ma come non gliel'hai data? Ma tu la spolveri ogni tanto oppure le ragnatele ce le lasci perché... Lo sai che ti consiglio uno spray antiragnatele che una volta che l'hai passato la ragnatela non ci ricresce proprio lì, capito? Io l'ho sperimentato lì al locale, lo passiamo, niente ragnatele. Vabbè, dai. Io vi consiglio il lucido. Ognuno... Ecco, ogni tanto dagli un po' di rosa. Ma pure a voi ve lo consiglio.
figlio, perché dopo se si rompe troppo lasciate perdere. Allora, andiamo avanti con l'intervista, perché il tempo passa e la gente vuole essere intervistata. Allora, va bene. Hai qual è la tua posizione preferita o il luogo più strano dove tu l'hai mai fatto? Puoi scegliere se descriverci la tua posizione preferita oppure il luogo più strano dove tu hai fatto l'amore. Ma non ci ho detto la posizione preferita. La pecora. La pecora. Ora, il luogo più strano dove tu hai fatto l'amore? Sì, ma non... Scusami Emilia, ma non può essere che lo fai sempre a pecora. Cioè nel senso, qualche volta magari la variamo questa... Avrai una rosa di posizione. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. Svegliati! Non ce la faccio. Okay. Non ce la faccio a essere buono stasera. Allora, dai, la cucina su. Ok, andiamo avanti. La cucina, che bella. La cucina. Va bene. Oh, mi sta bene. Io mi inchino sempre alla cucina. Per il grado di interazione che Donatella ha stasera con noi, la cucina mi sta benissimo. Allora, una cosa, andiamo con l'ultima domanda, che è un po' doppia. Hai mai raggiunto un orgasmo? Sì. Allora, che cosa fai quando raggiungi un orgasmo? Strilli, gridi, grigni i denti, meni, dai pugna. Urli. Ma come? Tipo però? Come urli? Cioè c'è chi urla sorridendo, chi fai urla ingacchiata. Sorridendo? Cioè tu fai. No, aspetta, però. Dipende anche quello dalla persona. Che il tuo orgasmo varia dalla persona. Non è sempre lo stesso. Non è sempre uguale. Dipende. Dipende. Però sicuramente sì. Dipende. Dai, è giovane, lo fa da poco, perché vi ricordiamo che l'altra volta ci aveva confessato che ha perso la virginità 23. È 3-4 anni, diciamo, dai. Considerando le pause lunghe. Dai, scherzo, lo so che trombi come un riccio. Andiamo avanti, allora. Tromba come un riccio? Non lo so. Io non. Ci siamo. Non lo so perché lei non ce lo dice. Quindi lei ci siamo, facciamo. Lei non ce lo dice. Allora, secondo te, chi si somiglia si piglia o gli opposti si attraggono? Ecco. Cosa dipende dal periodo della tua vita. Hai mai dato una risposta esatta in vita tua? No. Una cosa che ti viene domandata, tu dai mai la risposta? L'hai mai fatto? Donatella, ti posso dire una cosa? Hai mai fatto un pompino? Emiliano! Zitto! Ok. Sei veramente il nostro futuro presidente del consiglio, o comunque un politico, perché non dai mai una posizione netta, mai. A parte la pecora. Né di qua né di là. A parte la pecora, ma lì lei ha detto che si aiuta da sola, quindi non è proprio una pecora pura. Sì, l'hai detto l'altra volta nell'ultima intervista. Si è sgrilletta, suona il campanello. Emiliano, dire sgrilletta così. Ok. Allora ringraziamo la nostra blogger per il blog Fiore Avvelenato, la nostra carissima Donatella Rosetti. Grazie per la tua immensa simpatia e per la nostra stupidaggine, essere stata con noi, ma soprattutto grazie di aver detto che esiste l'ossitocina e la vasopressina. No, è così? L'ho detta buona? Me lo segno, vasopressina. Se scrivi Emiliano e non perde la scaletta, così poi... Allora, ci siamo, adesso... Guerriero, sì, per la par condicio fai dire due parole anche. Massimo, opinionista, devi dare la tua opinione. Devi la ragazza deve ancora sbocciare. Deve sbocciare. È sfuggente, è molto razionale. Molto. Dunque penso che al primo vero innamoramento comincerà a cambiare anche opinione. Quindi chiuderà il blog. No, ma comincerà a tirar fuori veramente il carattere. È anche ora che la tira fuori. Un po' d'aria pure bisogna tagliare ogni tanto. No? Prego, puoi riparare. Soprattutto alle donne non serve l'innamoramento per tirare fuori il carattere. Mi raccomando, donne, è un'opinione anche la sua. La donna deve sapere non serve stare bene con se stessa. Quindi, mi raccomando. Poi dopo si può innamorare e fare quello che cavolo si pare. Ma così anche un uomo, giusto? È l'uomo mocco più debole. È come mocco più debole, anche l'uomo, se dici così. Sì, però, raga, voi non sapete stare soli, io ve lo dico.
grilletti come se piovessero. Scusami, e noi non ti voglio dire solo questa cosa che non ti ho detto mai. Dilla. Tu parli da uomo ferito, ti dico la verità. Verità, è la il verità. Discorso è che non è che loro non fanno stare da soli, è che tu non ti sei mai innamorato e non hai saputo che cos'è l'amore vero. Ma forse sei innamorata e ci ha preso una trambata una così mazzata grossa, forte che mo non ci riesce grossa, a tirar fuori. Che diciamo che la, come quei treni che deragliano, yeah. È uscita dal binario, adesso piano piano magari ci rientra. Ciao, una Jerry, ruota alla ciao, volta. Jerry, ciao Jerry, ciao, ciao Jerry, ciao Jerry, ciao Jerry. Allora, chi è sto Jerry? Ma poi ce lo presenti una volta. Ringraziamola nuovamente perché l'abbiamo reinterrotta. Un applauso a Donatella Rosetti.